Sicuramente questi ultimi 2 anni sono stati anni, come si suol dire, normali, cioè in cui si è tornati finalmente alla normalità anche all'esame di Stato. Quindi abbiamo avuto una commissione composta da 3 interni e 3 esterni, quindi 3 docenti interni che i ragazzi conoscono e 3 esterni che provengono da altre scuole, un presidente esterno. Siamo ritornati alla normalità. E invece un consiglio su come affrontare l'ultima prova, il colloquio orale, che è un po' la ciliegina sulla torta talvolta per l'esame di maturità. Io penso che sia anche la fase più importante, la fase in cui ci si fa conoscere. Una volta si chiamava esame di maturità e questa maturità, diciamo così, della personalità, della persona umana, no? La si può effettivamente verificare molto di più in un colloquio orale rispetto ad una prova scritta. Soprattutto se la prova scritta è una prova tecnica. L'orale è un momento importante, come dicevo, in cui appunto si deve un po' far uscire la propria personalità, le proprie passioni, il proprio entusiasmo, oltre che ovviamente alle proprie conoscenze, alle proprie competenze, perché si parte da lì, no? Si parte con delle domande che vanno ad indagare nelle conoscenze del ragazzo, se sono state acquisite oppure no. Ma poi si finisce per valutarne la capacità di resistere all'emozione, all'ansia, di saper mettere insieme le discipline, di sapersi relazionare con i commissari. Quindi tutta una serie, diciamo così, di caratteristiche, di qualità che poi sono valutate appunto all'orale. Si è parlato di una carenza di docenti e quindi di difficoltà nel formare le commissioni d'esame. Nelle Marche, com'è andata? Nella Regione Marche tutto sommato è andata abbastanza bene perché gli uffici si sono subito adoperati. Anche da noi abbiamo avuto subito dopo l'uscita delle commissioni le defezioni, chi per motivi personali, chi per motivi di salute, però poi alla fine mi risulta che tutto sia regolare, cioè tutte le commissioni siano state composte comunque, andando ad attingere chiaramente anche a docenti che non erano quelli previsti dal consiglio di classe, ma che comunque erano o all'interno della scuola dei candidati, se erano da sostituire i commissari interni, o erano comunque nelle scuole in generale a disposizione per quanto riguarda i commissari esterni. Direi che tutto regolare per il momento, per quel che ne so io.